Gian Maria, dopo questo 5 con una carriera molto veloce, un 5 infilato veramente in maniera magistrale, sei uscito anche tra gli applausi di tutti i quartieri. Che sensazione hai provato? Io quelli li ho sentiti, diciamo, solo parzialmente, me l'hanno detto un po' dopo perché ancora magari ero un po' preso dalla trance agonistica, di sicuro una cosa che poi personalmente fa molto piacere. Senti, ma ce lo siamo chiesti tutti, hai tentato di spezzare quella lancia? No, ho tentato, il capitano mi ha chiesto, noi a quel punto avevamo tanto una soluzione sola con la giostra che si sta profilando, il capitano mi ha chiesto di galoppare e se c'era una remotissima possibilità, insomma, quantomeno di arrivare al buratto alla velocità massima che mi consentiva poi il cavallino e niente, poi dopo quello che abbiamo fatto, insomma. Però lo hai fatto appunto non mettendo in pericolo te stesso ma anche l'animale e quindi grande rispetto anche per il cavallo che montavi, giusto? Sì, allora quello era un po' la mia paura ovviamente principale, anche perché è un cavallo su cui tutti si conta, più che metterlo in pericolo, che il pericolo magari in giostra è molto molto relativo, magari un po' di rovinare qualcosa. Devo dire la verità, in realtà sono stato un po' più insomma, ho fatto un po' una carriera che non si dovrebbe fare. Un po' azzardata? Sì, e lui però mi ha salvato lui, perché comunque è stato comunque anche molto regolare, molto. Io mi sono affidato a lui e quindi mi ha salvato il cavallo, ci ha pensato lui. Molti dicono una giostra cambiata, non troppo in meglio per certi versi, magari ecco queste carriere un po' più lente, insomma alcuni tecnicismi che forse tolgono un po' di romanticismo alla manifestazione. Questo è possibile, però è cambiato il mondo. Io quando sento, cioè, questi discorsi che vengono fatti sono molto corretti, però noi non ci dobbiamo dimenticare che innanzitutto la giostra adesso è sotto una direttiva, un decreto di tutela del benessere del cavallo. Sono stati, cioè, l'impatto che ha anche l'antidoping e soprattutto le visite veterinarie ha fatto sì che i quartieri si dovessero strutturare cercando un tipo di cavalli che permettessero di correre senza tranquillanti e di risultare al tempo stesso, da un punto di vista ortopedico, sani, adatti. E questi cavallini spesso ti danno, cioè, la selezione del cavallo è andata in quella direzione, quindi è possibile che sia persa un po' di poesia, ma anche questo professionismo che c'è non è dovuto soltanto ai quartieri e alla volontà di vincere, ma è anche, come dire, imposto dall'esterno. Il contesto normativo, ma anche di sensibilità dell'opinione pubblica, non è quello di 20 anni fa e quindi probabilmente cose che si vedevano negli anni 70-80, ora si fa una giostra come tante ne abbiamo visti noi. E magari il giorno dopo il sindaco, l'amministrazione deve rendere conto a associazioni. Quindi siamo andati in una direzione, è normale che dopo un po', per carità, si perda, ma questo da tutte le parti, cioè non solo il Saracino, dove c'hai i cavalli è un po' così. Insomma, te l'hanno detto anche prima della nostra intervista, sei il migliore. Ecco, ovviamente nel tuo caso immagino che giochi molto anche l'esperienza, anche la testa, no? Non è soltanto la parte tecnica. Sì, ma soprattutto ovviamente l'esperienza ti insegna tanto, ma anche come approcciarti. Poi ogni giostra è diversa, ma non solo nello svolgimento, ma anche dentro se stessi. E quindi averne vissuto un po', secondo me, ti fa avere le chiavi per sapere come comportarti in quella situazione, soprattutto in termini, cioè intimamente, no? Rispetto a come ti senti e a come reagire. E, insomma, ora. L'anno scorso questo equilibrio era stato un po' smarrito, quest'anno è andato bene, però il prossimo anno chissà. Si lavora per il 2025? Per forza, già, credo, avendo poi perso, credo che noi già a metà settimana saremo in scuderia.